Pane dei morti, un romanzo pubblicato dalla DZ Edizioni. Pane dei morti è prima di tutto la storia di una famiglia, di un padre, di una madre e di un figlio. Ognuno di loro ha un segreto e ognuno a suo modo tradisce, è un traditore. Tutti inevitabilmente mentono e fanno promesse che non riusciranno a mantenere. Non ci riuscirà Giorgio, appunto il padre, non ci riuscirà Ilaria, la madre, né tantomeno il giovane Nicolas, il figlio. C'è una famiglia e c'è un posto strano, anomalo, un casolare abbandonato nella periferia di Milano, perché tutta questa storia appunto è ambientata a Milano, una Milano rarefatta, quasi irriconoscibile. C'è un casolare dove 20 anni prima degli eventi narrati è successo qualcosa che tutti vogliono dimenticare. Questa è la storia di una famiglia, dicevo, un padre, una madre, un figlio, che vivono mantenendosi in equilibrio, un equilibrio insano tra le loro bugie e tutto ciò che nascondono. Questo equilibrio insano verrà spezzato da qualcosa, o meglio da qualcuno che arriva dal passato e qualcuno che ha sete di vendetta. Pane dei morti, un gotico metropolitano, perturbante, un po' pauroso, pubblicato dalla DZ Edizione. Spero davvero possa piacervi.